Il dramma di Creonte è un altro. Il dramma di Creonte è quello di un uomo che non ha nessun torto. Infatti anche Edipo, quando comincia la sua tragedia, è pieno di certezze. Anche se il mondo intorno a sé è colpito dalla peste, lui è sicuro di essersi comportato sempre bene nei confronti della sua città. Piano piano scopre, indagando, i suoi errori e i suoi torti, forse anche non voluti da lui, anzi assolutamente non voluti da lui. Invece Creonte è lì legalmente posto a comando di una città e il suo dramma nasce dallo scontro con Antigone, che invece si fa portatrice di un'istanza personale, anche se poi ha a che fare con l'universalità dei sentimenti umani. Allora, in questo senso io adesso velocemente vi leggo quello che è il monologo iniziale di Creonte, il quale dichiara a tutti quali sono le sue certezze. Ora la città è di nuovo salda, Tebani. Dopo averla scossa con violenti marosi, gli dèi l'hanno rimessa sulla giusta rotta. A voi, soli fra tutti, ho inviato messaggeri perché veniste qui. A voi, che sempre avete reso onore al trono di Laio e poi a Edipo, quando governava la città e dopo la sua morte, avete mantenuta salda la fedeltà verso i suoi figli. Ora che i figli sono caduti in un solo giorno, per duplice destino, colpiti l'uno dall'altro, macchiati l'uno del sangue dell'altro, ora sono io, il più vicino ai morti per parentela, ora sono io che ho il potere e il trono. Conoscete l'animo di un uomo, la sua mente e il suo pensiero. Ma conoscerlo non è possibile se prima egli non si rivela esercitando il potere e le sue leggi. Chi governa una città e non prende le decisioni migliori, ma tiene la bocca chiusa per paura, è un vile. Così penso, così ho pensato sempre, e non ho alcuna stima di colui che ama un amico più della sua patria. No, io non potrei tacere, mi sia testimone Zeus, a cui nulla sfugge, se vedessi che la sciagura minaccia i cittadini, e non vorrei per amico chi è nemico della mia patria. La patria è la nave che ci porta in salvo, e su questa nave, se la rotta è giusta, troviamo i veri amici. Con questi principi io farò grande la città, ed è per questo che ho fatto proclamare al popolo un editto riguardo ai figli di Edipo, a Eteocle, che è morto da prode combattendo per la patria, sia data sepoltura con i riti che accompagnano gli eroi sotto la terra. Ma suo fratello Polinice, che tornò dall'esilio per dare alle fiamme la terra dei suoi padri e gli altari degli dèi, per saziarsi del sangue fraterno e ridurre schiava la sua gente, no. Io ordino alla città di non dare a Polinice l'onore della tomba né del pianto, di lasciarlo insepolto, e che il suo corpo sia dato in pasto ai cani, agli uccelli che ne faranno scempio. Questo è il mio pensiero. Da me i malvagi non saranno mai onorati più dei giusti. Chi invece vuole il bene della nostra città, io l'onorerò in vita o in morte. Grazie, queste erano le certezze di Creonte. È certo che molto spesso, tendenzialmente,
se ne fa una specie di dittatore. Mi sembra un po' la via più facile, quando l'attore deve andare a interpretare Creonte, banalmente lui è il dittatore, Antigone è la ribelle, vince sicuramente, sempre questo lo posso assicurare io che l'ho recitato tante volte, vince sempre un po' Antigone, poi alla fine col pubblico. Infatti è un po' una rogna per un attore che si mette a recitare Creonte. Però non dimentichiamo, adesso appunto passo un po' la palla, magari poi per intervenire anche dopo, a chi se ne intende più di me. Io posso dire soltanto che il dramma che vive Creonte è un dramma vero, importante, non solo quello familiare, perché poi la sua famiglia verrà distrutta da questo scontro che ha con Antigone, ma è proprio lo scontro con Antigone che è importante e fondamentale, di un uomo di passaggio che sta cercando di fare in modo che le regole della città, le regole che si sono appena installate in questa città vengano rispettate, e coloro che anche in nome di qualcosa di universale, di molto importante, come il sentimento della sepoltura in questo caso, altrettanto importante, ha il peso che appunto condurrà poi a questo altro dramma. Certo, è molto interessante confrontare questi due drammi, quello di Edipo e quello di Creonte. Io poi magari più tardi vi cercherò di leggere anche lo scontro che c'è tra Antigone e Creonte, che anche quello è molto interessante, e poi quando mi dirà Oliviero cercherò di concludere con quello che è secondo me uno dei passi più belli che sono mai stati scritti nella poesia antica, nella drammaturgia antica, che è il secondo coro dell'Antigone. Questo perché secondo me, appunto ribadendo, scusate forse prodromia, che il teatro ha a che fare con la democrazia, in questo momento il teatro che in Italia è un pochino abbandonato e dimenticato, mi fa un po' sospettire nei confronti della nostra democrazia. Allora, cominciamo forse, io spero che un giorno questo teatro riacquisterà il peso e l'importanza che deve avere in una società. Io sono quasi quasi convinto che in quel momento, chissà, forse anche la nostra democrazia sarà un po' più salda e un po' più forte e avrà meno a che fare con una specie di oligarchia che stiamo cercando.